Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di pulizie motivazionali barra vlog. Allora, è caduto del succo in questo tappeto, ragazze, che non si può mettere in lavatrice. E meno male che, un attimo che è volato il serbatoio dell'acqua sporca, il bello della realtà. Meno male che tempo fa collaborai con Tineco e mi diedero questa lava tappeti, ragazze, che io non utilizzo quasi mai perché i tappeti li metto in lavatrice. Però quando devo pulire, lavare questo tappeto, questo grande, mi è veramente utilissima, perché altrimenti non saprei come fare. Andiamo a lavarlo prima, quindi a bagnarlo, e poi andremo anche ad attivare la modalità asciugatura, che va ad asciugarlo, e poi lo mettiamo un pochino, giusto un quarto d'ora, 20 minuti fuori, ed è già asciutto e pronto per essere rimesso. Alexa, il meteo di oggi, quanti gradi ci sono? In questo momento la temperatura è di 31 gradi Celsius. Per stasera la minima prevista è di 23 gradi. E sono le 20:35 quasi. Stiamo morendo da tutto il giorno. Candela che mi ha dato mia madre dice: se chissà se ne va la luce, anche se ci sono le torce dei telefoni, la mamma è sempre la mamma, dice: prenditi una candela, perché da oggi, che, anzi da ieri sera, che la luce ha dei momenti in cui se ne va, ragazze. Forse il troppo caldo, troppi climatizzatori accesi, non lo so. Che stai facendo? Che cosa hai fatto? Che cosa hai sventrato? Elettra! Ma l'hai vista? Dammi. Non è la prima volta comunque. Lo fa, infatti glielo ho lasciato per... Guarda come sta messo. Per fare proprio questo, tanto so che non lo mangia. Ah! Ah! No. No, no, seduta, brava, seduta, bravissima. Ora, con la benedizione di chi mi segue e mi vuole bene, andremo a pulire il balcone con secchiate d'acqua. Via i commenti negativi, ragazze, vi aspetto a braccia aperte, perché è una cosa che posso fare, che farò e che so come la faccio, ragazze, e so come vado a farla nei secoli dei secoli, e non ho bisogno più di spiegare, perché veramente ci ho proprio rotto con le spiegazioni, perché chi mi segue sa benissimo che controllo che chi passa, che controllo tutto, che lo faccio ad un orario in cui posso farlo. Quindi basta, lavo il balcone con le secchiate d'acqua, anzi più che secchiate d'acqua, questa volta sto andando ad utilizzare l'acqua del condizionatore, quindi almeno facciamo un utilizzo intelligente dell'acqua distillata. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. E buongiorno, ancora con la vocina un po' bassa.
Io vi giuro che non uscirei, ragazze. Non uscirei anche perché ci siamo svegliati tardi. Sono già le 11. Ci sono 40 gradi fuori. Come commentava qualcuna di voi, si esce solamente per l'emergenza con l'integratore dietro. Ma devo uscire, ragazze, perché stamattina sono dovuta andare a fare il caffè da mamma. Perché, come vi ho detto nell'ultimo vlog, ci ha abbandonato. E rispondo tra le altre cose al primo commento del mio ultimo video, quello Casa nel Caos, che è il primo commento proprio che mi hanno fatto. Ciao tesoro, ti saluto. Che mi ha scritto: tesoro, ma queste frog, cioè, si rompono sempre. Allora, ragazze, sono stata io. Mia colpa, mia colpa, mia colpa. Praticamente la prima si è rotta proprio, ragazze, che poi l'abbiamo fatta riparare. Funzionava nuovamente e l'abbiamo data a mia suocera. La seconda che ho comprato, che praticamente potevo tenermi anche la prima volando, perché poi si è riparata. Pensavo che era riparabile. Invece poi funzionava e quindi noi avevamo già comprato questa qua, l'abbiamo regalata. Praticamente ho messo la cialda e ho dimenticato di abbassare del tutto il braccio. Quando già stava tremando praticamente, tipo, avete presente il rumore della frog, che fa un rumore terribile la frog, proprio sembra un terremoto, trema tutta la cucina, che già stava erogando il caffè, praticamente mi sono resa conto che ha cominciato a uscire da tutti i lati. Allora, volevo chiudere il braccetto forzandola, praticamente ha fatto questo suono. Come uno sfiato, ragazze. E secondo me è andata la guarnizione, cioè qualcosa ho combinato, perché sono stata io. Da quel momento in poi praticamente ha cominciato a gocciolare, vi faccio vedere subito da dove. Non l'ho accesa proprio stamattina, ho fatto il caffè da mamma proprio per lasciarla pulita, in modo che adesso la porto a riparare. Gocciola da qua sotto, ragazze. Da qua non eroga il caffè, c'è proprio pochissimo. E gocciola da sotto, che praticamente è dove c'è la vite, da dove si svita per pulirla, e anche da dietro. E poi si fa il lago anche sotto, vedete dove ho messo la carta, quindi che problemi ha non lo so. Comunque adesso la porto a riparare e vediamo che cosa è successo, che danno io ho fatto praticamente, perché sono stata io, quindi non sono le frog che si rompono sempre, anzi sono abbastanza forti come macchinette del caffè. Infatti io sono andata a ricomprare sempre frog. Ci abbiamo quella col tamburo. Sì, ho capito che ieri è stato il festino. Viva Palermo e Santa Rosalia. E lei è ancora in tema, anche se non ci siamo andati. È in tema tamburi. Va bene, ragazze, mi vesto e la porto perché non so vivere senza caffè. E non posso andare da mia madre in continuazione. Buongiorno. Da mia madre in continuazione a fare il caffè. Ok, mi sento vuota. La macchinetta non c'è più, è rimasta lì. Però mi hanno detto che ci sono tempi lunghi, non sanno quando riusciranno a ripararla perché hanno altre macchinette, e che comunque si è rotta la guarnizione e il piattino, diciamo, dove va la cialda non aggancia più, si è rotto pure quello e va sostituito. Insomma, ho fatto un bel po' di danno. Allora, andiamo a sistemare gli accappatoi, che erano quelli dell'ultimo video che avevamo lasciato in lavatrice, almeno con voi li avevo lasciati in lavatrice, che li ho stasi, li ho lavati. Belli profumati, andiamo a posarli. Alla fine io non sono scelta, ragazzi, sono mio marito, non so se già ve l'avevo detto. E niente, speriamo che me la vanno presto, ragazze, perché veramente mi devo organizzare altrimenti. Caffettiera non ne posso mettere, ragazze, perché ho piena induzione. Quindi adesso non so veramente come organizzarmi per questo caffè. E iniziamo con un po' di decluttering, anzi continuiamo con un altro po' di decluttering. Vado a sistemare qualche cosina. Adesso in questo sportello centrale che vedete, se Elettra mi lascia in santa pace, andremo a togliere, come vi dicevo, tutti i libri di Gabriele, e andremo a fare spazio per i libri del nuovo anno. Qui vedete è sistematissimo, non c'è nulla da buttare veramente. Invece questo qua sta incasinato, ma la cosa più grossa vi farò vedere alla fine è l'antelaterale della parete attrezzata, che sta messa malissimo. E ci arriveremo dopo, non in questo video. Questa borsa frigola ce n'era rotta, ragazze, e via. È inutile tenerla là perché non ha senso. Se non si chiude non si raffredda nulla. Andiamo a sistemare qui sotto e adesso ci dedichiamo ai libri. Andrò a tenere le foderine che sono più nuove per quest'anno. Se riesco non le cambio. Quelle più vecchie, più rovinate, ovviamente andrò ad eliminarle.
facciamo spazio ai libri del nuovo anno, anche se a me viene da piangere a ripensare a settembre, a ripensare ai compiti. Mamma mia ragazza, vorrei che non arrivasse mai, nonostante il caldo terribile che sto sopportando io e tutti quelli come me che comunque vivono in queste zone molto molto calde come le nostre. Niente, andiamo a buttare le cosine che abbiamo eliminato e adesso vado a conservare i colori a matita, quelli diciamo che sono ancora utilizzabili, li metto adesso nel reparto scuola che ho nell'anta laterale disastrosa che adesso vi farò vedere, il resto vado a buttarlo. Ed ecco l'anta incriminata, ragazze, c'è di tutto, residui di cose della scuola, roba della Tineco, cestini, roba varia d'home decor, non andremo a sistemarla oggi, ragazze, perché veramente non ce la faccio, però sicuramente nel prossimo video mi vedrete fare questo lavoraccio, vedete c'è un po' di tutto e va assolutamente declatterata. Allora ragazze, nel mondo delle tenebre, perché solo così si può sopravvivere arrivando al pomeriggio, abbiamo chiuso tutto. Giuliana è là, io vi saluto, vado a fare il mio triplo carpiato, so già che non dormirò ragazze perché Giuliana non mi farà dormire perché di pomeriggio non dorme per ora, per il momento, anche perché si sveglia tardi la mattina, però mi riposo, cioè nel senso mi distendo e già è qualcosa, soprattutto nelle ore più calde ragazzi. Io vi mando un grosso bacio, continueremo il decluttering, se il video vi è piaciuto vi è tenuto compagnia un bel pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video, un bacio a tutte!